La seconda lettura dice appunto di amare nei fatti e nelle verità, quindi amare pienamente, incondizionatamente, senza dar conto alle influenze esterne. Io amo lui a prescindere da tutto. L'ho vista come un voler mettere al centro del mio cuore la donna che diventerà mia moglie, che è mia moglie, che sarà mia moglie. Davide e Valentina, siete venuti a celebrare il matrimonio senza alcuna costrizione, in piena libertà e consapevoli del significato della vostra decisione? Sì. Siete disposti, seguendo la via del matrimonio, ad amarvi e onorarvi l'un l'altro per tutta la vita? Sì. Accolgo te, Davide, come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita.